Ancora Marcello? Prego, maestro. Thank you.
stupenda. Bellissima. Sono emozionato, sa, perché lei è proprio la donna, il tipo che... Dio quanto mi piace. Ah, sì? Lei è sposata. No, ho divorziato 2 volte, perché? Ah, brava. I suoi mariti non erano abbastanza virili. Lei è molto virile? Ma con una donna come lei, sì, in ogni momento. Ora vediamo. Stia calmo, eh? Cosa c'è? Lo vuole fare qui? Sì, detto che hai. Vieni qua. Possiamo anche provare. Come si aspetta? Che stazione è? Non lo so che stazione. È Fregene, devo scendere, permesso. No, aspetti, cosa fa? Mi dia il telefono almeno, un momento. Buongiorno. Non la lascio questa. Ma dove va la pazza? Signora, guardi che la stazione deve essere dall'altra parte. Che faccio adesso io? Non lascio andare via? Guarda che passa che ha. Vecchio snato razzo, non puoi mica rinunciare, sai. Signora, signora, senta un momentino. Ma che fai, fotografi? Fotografa questo Peperon. Guarda che io ti acchiappo qua, in mezzo ai cocomers. Bella porcona. Come mi ha baciato. Una scavatrice. Lo devi assaggiare il vecchio snapolat. Signora! Ascolta! Ferma! Aspettatemi! E adesso? Lo sapevo. Il tuo destino si è compiuto, vecchio snapolat. Ma dove credi di portarlo quel super chiappo? Arrivo! Signora! Signora, una cosa importante! Chissà che ora ce n'è un altro. Dove è andata la bambina adesso? Eccola là. Smic, smac, smic, smac, smic, smac, smic, smac, smic. E aspetti un momento, per favore. Mi lasci riprendere fiato. Ma come, prima è stata così gentile e adesso scappa via? Ma io non scappo. Mai scappato in vita mia. Io raggiungo. Raggiunge casa sua? Lei abita qui, da queste parti. Ah, che buon odore. Questi alberi si profumano molto meglio delle sue amanti. Lei è sposato? No, cioè sì. Insomma, voglio dire, una volta sola, ecco. E non ho amanti. Siamo soli, lei ed io. Senta, scusi, ma non si potrebbe andare un pochino più piano? Sembra una corsa campestre. Si fermi un momento. Ma perché mi segue? Che ne sa dove vado? E se ci fosse un altro uomo ad aspettarmi? Anzi, più uomo. Io non ci credo. Ho un po' di rimorso di averle fatto perdere il treno inutilmente. Allora non ha paura? Forse un po' sì. Ma questo mi eccita ancora di più. Mi dia un altro bacio, uno solo, ma come quello di prima. Me lo devi lasciar dire. Dillo. Sei una gran porca, non sì. Bastava tuo marito, li vuoi tutti, gli uomini, certo. Tutti. Sei proprio una puttana, ma mi piace ma così. Ma lo so. Dammi quel bacio. Ma quello non era un vero bacio. Vuoi un bacio vero? Dammelo. Sicuro? Sì. Vuoi che ti mangi vivo? Sì. Adesso? Ma ho una condizione. Se chiudi gli occhi e stai fermo, che ti do un bacio a tre. Figa, 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 figa. Ma devi star fermo. Sì. E occhi chiusi. Yes. Ma dove è andata? Dove è andata questa mascalzona? Ma guardate se io con tutto il da fare che io mi devo far... Farmi prendere in giro così.
Chissà perché continuo a comportarmi da sciocchino alla mia età. E adesso solo, senza vivere in questa foresta sconosciuta? Vecchio Snaporaz, why are you so incorrigible? Non risposta. Cosa guardi tu? Niente. Buongiorno. È interessante congresso, vero? Lei giornalista? Strano che l'hai lasciato entrare qui. Giornalista anche a mio lavoro. Recente scrittoio di congresso, Hensbogand. Stato lei là? Prego. Ah, no, nessuno uomo tra. C'è nessuno che sa aggiustare un magnetofono? C'è nessuno? Un magnetofono, chi lo sa aggiustarlo? Ma che siete la loro albergo? Cosa ci sto a fare io qua? Senta, se mi dica. Per caso, non ha mica visto entrare una persona di sesso femminile? Sì. Ma che domande mi state facendo? Da due giorni vediamo migliaia di signori. Ma stai buonino. Sono qua, signor direttore. Con gli stivali e il colpa. È entrato in questo momento. È qui davanti a me. Mi sembra che sia... Di un po', la meditazione di gruppo, come la facciamo noi? Meditazione. Una camera sola non basta. Io sono abituata a fare meditazione. Ah, ecco lei, per favore. Si è rotto il magnetofono, venga. Questi registratori sono proprio una farsa. Allora mi vedete? Ah, rifunziona! Questi che avete ascoltato sono tipici suoni maschilisti, violenti, insopportabili e che esprimono aggressività, e quindi insicurezza e paura. Perché solo chi è che abbiamo peccato! Ora ascolterete suoni armoniosi, delicati, suoni amici, i suoni gentili, umani della donna. Sentite? È il suono di sete lacerate. Il lavoro della donna con i suoi tempi naturali. Ecco la posizione della tartaruga. Dovete imparare questa posizione perché vi rinforza psichicamente. Senta, lei non dovrebbe stare qua. Come? Mi dia retta, se ne vada, finché è in tempo. Ha detto a me. Voi stesse, chiuse nel vostro stesso corpo, vi sentirete... Ma che voleva? Ah, eccola là. Signora, sono qua. La vagina è una conchiglia. E ha il suono del mare, il canto del mare, una caverna mostruosa, di un polipo, di una voragine, e l'offende con i nomi più umilianti, sorca, topa, passera.
Patonza! Patonza! Pucchiacca! Ma guardiamola, esploriamola questa nostra vagina, com'è rosa, con le piccole e grandi labbra che si baciano. Inventiamo nomi nuovi per lei. Lingua di sole! Sorriso di vita! Violetta lunare? Si bacia tutto il tempo. Nelle statue greche dell'antichità classica, i falli sergono superbi e riposano rognosi. Ma guardate il narcisismo fallico che ispira queste sculture, questi graffiti. Il culto del fallo ha un aspetto non solo politico, ma anche... Che non esiste. Ma dov'è una roba così? La fallocrazia, cioè il potere del fallo che opprime così illegalmente più della metà del genere umano. Noi, le donne! Anche la posizione cosiddetta del missionario è socialmente obsoleta. Missionario? Cos'è il fallo? L'uomo sopra che parla e ordine con il suo membro eretto e la donna sotto che ascolta e subisce con la sua vagina passiva. Rappresentazione di un'oppressione socio-culturale, pubblica e politica dall'avvento della società patriarcale fino a oggi. Siamo da sempre contro la penetrazione, perché l'uomo che ci penetra ci invade interiormente là dove non possiamo difenderci. Un mondo ideale, dove il discorso fra femminile e maschile possa essere paritetico, senza... La penetrazione, c'est un crime! Chi l'ha detto? Puni d'un amende de 1 à 10 millions. Il collettivo femminista della Columbia University di New York. La Columbia University è un covo di reazionari, di fascisti. No, 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 che cosa ci siamo venuti a fare? Basta, mi avete rotto le ovaglie! Allora, tutto serve del tempo! L'unica cosa a cui dobbiamo porci è la fellazio, che ci degrada un livello infantile e succhiatorio! Cosa? Compagni, a me però la fellazio mi viene. Che cosa è il fellazio? Ma che testa c'hai? È magica tu, lo figlio mio. Che cosa? Ma soltanto o fanno rinascere nel vostro subconsciente l'antica coscienza dell'estro della vita. Finalmente ce l'hai messo del tempo. La cugina è lontana. Questo lo porto io, non ti preoccupare. Vai avanti. Nell'ambito totalmente anonimo e imparziale della natura. Il sesso diventerebbe quindi uno scambio per Berenice vi daranno ancora una volta. Questa è la posizione che le donne americane tentano di far preferire ai loro partner. E che bisogno c'è che una sia un uomo? Hai ragione, l'uomo! Ma c'è bisogno di un maschio per fare questo! L'organo vinile per tutta un'intera nottata. Sono prudenti del tutto sconosciute a noi civilizzate. No, finalmente due belle faccine sorridenti. Non ho visto che musi lunghi, facce ingrugnate. Ma che cosa vi hanno fatto? Eh? Sì, capisco i problemi del femminismo, ma c'è bisogno di arrabbiarsi così? Ma che scrittutino, comprendi? Ma lei chi sarebbe? Il solito giornalista che viene qui per sfotterci? Vergine e putana, anche senza cuerpo e diablo tentador. Donna eterea, Vergine santissima anche del focolar e femmina strumento del piacere. Queste sono le dose opposte e misma mistificazione della femminilità a uso e consumo del macho. Tu subita oppure... Tornata gaudiosa di una casalinga, venite! Fai scena, piano! Ma guardate questa, piano!
ringrazio, siete state bravissime. Matrimonio, manicomio, sì sì, brave, bravissime, sono d'accordo. Matrimonio, manicomio, matrimonio, manicomio, matrimonio, manicomio, matrimonio, manicomio, matrimonio, manicomio, sono assolutamente d'accordo. Matrimonio, manicomio, matrimonio, manicomio, certo, certo. Ecco la signora Small. Lei corre lasciando ai suoi spalle i suoi sei mariti, coi quali convive felicemente. Raro esempio lei di femminismo in ambito familiare. Siamo riuscite, dopo molte difficoltà, di avere intervista in casa sua. Lei qui dice che quando era bambina, la storia di Biancaneve e i sette nani aveva lei molto impressionata, come una favola di anticipazione di tutta sua vita. I mariti sono tutti di nazionalità differenti. C'è anche un italiano di Maddaloni, vicino Napoli. Lei voleva comprare cane che lui vendeva là, poi invece sposato lui. Ecco qui, gran brindisi con tutti i mariti. Grazie, danke schön. Un momento, ho un grande sorpresa. A big surprise, la nostra valorosa compagna Enterprise Small, che avete visto il mio film, è qui con noi! Enterprise! Enterprise, come! Everybody likes you. Oh, Minifer. Buongiorno. Potete fare a lei domande se volete. Ma non si sente prigioniera sei volte a vivere con sei mariti? È quello che volevo chiederle anch'io. Domandale se è felice e come vive questo rapporto poliandrico. How do you live your polyandric relationship? Are you happy? Oh yes, very happy. Al minisex ectemen, erte wir en lögele familie. Wir en enig familie. Ha detto che è molto felice. Sono una famiglia unita. Ora chiedo a lei dove sono i suoi mariti. Je vais vous le présenter. Hans Jens Jan Gigi Lars Peter. It's very beautiful. Beautiful. It is nice. Vada, vada. Da. Le prego, vada. Non si fermi. Non sto. Permette, Holmette. Enchanté. Grazie. Italia, Italia. Che cosa? Ah, amiche, sorelle, io ho 60 anni, appena 60 anni. Insegnato a centinaia di ragazzi. E questo è stato per me molto più importante di aver avuto dei figli. Ho scelto di morire, non di figli! Guardate questa gamba qui, non è perfetta? Vedete bene varie cose voi? La cellulite è un'invenzione maschile. Mio marito mi diceva stare con te è come scalare 7000 metri senza la bombola. Sono fieva delle mie unghie. Eccoli qui, una per una. Sono un campo avanti.
Io non ho paura di invecchiare, non ho paura di morire. Adoro la vita e trovo che l'amore è meraviglioso. Tutte le donne sono giovani, tutte le donne sono belle, tutte le donne hanno 20 anni. Dire qualcosa, ma forse è inutile, sorella. Ancora una volta siamo stati ingannati, in modo subdolo come nel suo stile. Siamo state generose, accoglienti, materne. Abbiamo parlato, discusso, cantato, esibito i nostri riti, anche i più ingenui, senza ritegno, senza femminili pudori. Nell'assurda speranza di far capire a chi non può capire e non vuole capire quanta libertà, quanta autenticità, quanto amore, quanta vita ci è stata tolta. È stato tutto inutile, sorella. Gli occhi di quell'uomo che circola fra di noi con la sua faccia fintamente rispettosa e che dice che vuole informarsi, conoscerci meglio, perché solo conoscendoci meglio potrà cambiare il suo rapporto con noi, e di tutte le sue false, ipocrite giustificazioni, questa è la più turpe. Gli occhi di quest'uomo, dicevo, sono gli occhi del maschio di sempre, che deformano tutto ciò che vedono nello specchio della derisione e della beffa. Il mascalzone è sempre lo stesso. Noi donne siamo solo dei pretesti per permettergli di raccontare ancora una volta il suo bestiario, il suo circo, il suo avanspettacolo nevrotico, e noi lì a far da pagliacce, da bayadere, da marziane, a far spettacolo per lui con la nostra passione, la nostra sofferenza. Questo lugubre, cupo, stremato califfo, sappia una volta per tutte che noi non siamo marziane. Vogliamo abitare la terra, questa terra, ma non più per far da concime come avviene da 4.000 anni. Non ci conosce e non vuole conoscerci. Ma questo sarà il suo errore mortale, perché rinchiuse nel buio del suo harem o isolate nei nostri ghetti miserabili o lussureggianti, abbiamo avuto il tempo di spiarlo, di osservarlo, il nostro carceriere, il nostro padrone. Oh sì, ti abbiamo individuato. Sappiamo tutto di te. Tu sei il pagliaccio, il marziano. Sorelle, guardatelo, guardate come si nasconde. Non puoi più nasconderti! Non puoi assumere quell'aria indifferente! Ma allora vuoi che lo dica proprio davanti a tutte che in treno sei stata tu che... Sorelle, guardatelo! Eccolo qua! In primo piano! Ma andate al diavolo! Sorelle, attenzione. Un uomo, un maschio, s'aggira tra noi, ascolta i nostri discorsi, ruba le nostre parole, registra i nostri interventi per ritrasmetterli deformati, ci spia. Dobbiamo fermarlo. Cercatelo, bloccatelo, gettatelo fuori. Scusi.
capisco cosa... Sono capitato qui per caso, lasciatemi parlare, consentitemi. Signore. Ma insomma... Venite presso a me. Guarda che modi. Siete delle pazze voi. Che ne sapevo io che c'era un congresso? Ma poi chi se ne frega delle vostre beghe? Con me ve la pigliate. Ma cos'hai da ridere tu con quella faccia? Perché mi hai chiamato qui? Perché voglio uscire di qua. Dov'è che va questo ascensore? Io non lo farei più uscire. Ma cosa cerca qui da noi, eh? E io invece lo voglio aiutare. Sono molto materna. E che posso farci? È la mia grande colpa. Sapete pattinare, vero? Pattinare? Ma che c'entra? Da ragazzo, sì. Allora forse ce la facciamo. E dalle tue pattini. Con un poco di coraggio e di fortuna soprattutto. Voi siete fortunati. Che vuol dire? Pattinando. Mi volete spiegare dove stiamo andando? Prego, prima lei. La vedete a Gabriella? Tutti i giorni deve fare 300 giri. È un fioretto. Ah, e perché non diciamo che siete il nuovo istruttore? Sì? Ma sì. Così gli succede come all'idraulico. Mi dispiacerebbe un po'. Lei, Gabriella, quella cosa te l'ho lasciata di sopra. Sta attenta quando la apri. Ma... Scusa, ma allora, dove... mettiamo i pattini. Vuoi rispondermi da personcina responsabile? Dov'è la porta? Dove siete? Sì. Mi hai detto che mi aiutavate a uscire. La porta è laggiù in fondo, davanti a voi. Sono brave, eh? Volete proprio andare via? Sì, sì. Quanta mite ne... Ma sono vecchissimo, tuo nonno. Ma va. Qui dovete colpire un genitale maschile. Hai sbagliato. Sbagliate tutte. Mancate in concentrazione. Concentrazione a base di tutto. Incrociate sguardi, radici di naso. Camilla, viene. Gambe divaricate, ginocchia piegate. Io ho avuto anche un premio per il miglior calcio nei testicoli. Due volte l'ha già avuto. Ma ovvero che non può scocciare. No, anzi, è molto richiesto. Ma che piede piccolino. Ma un tipo come te, che fa? È strano, vero? Ma io sono una ragazza piena di contraddizioni. Pronta per Michael? Chia! Questo è stato buono perché concentrazione è stata buona. In vostra sfera immaginativa dovete voi visualizzare il genitale maschile. Allora, Donatello, lo porti in salvo te? Buona fortuna, eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sono netto bello, e ova? E aspetta, sono 30 anni che voi metto. Che sia facile. Va. E non essere nervoso. Delicato. Coraggio. Ora il ginocchio che mi fa male. Mi accompagni tu fino alla porta, eh? Bravo. Mi fate tenerezza. Ma non tirare, mi fai cadere così. Ma bravo. Lasciami, lasciami. Yeah.
toccherà. Mi vuoi tirare fuori da questo casino? Vieni a prendermi, incosciente! Yeah. Eccomi qua, papà! Il giro tondo da forse è nato. Che vuol dire? Coraggio! Falla fermare! Ma non possono fermarsi! Dico, vogliamo passare! Yes. Vogliamo passare! Fermo, attento! Le scale! Io porta! Ci sono le scale! Oggi alla scala, benedetto, se la te ciappa la te fragnaca. E il mio marine fonton, trucca te il montava e puff te so de marin. Bum, 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 ora si muovi. Adesso il tira un bel fià. Tira un bel fià. Hans, ti sa che fa male? È certo che mi fa male. Jesus Maria. Stronze! Ma guarda come si da sporcare un così bel mulo. Da correre a Gadrio. Voglio andare alla stazione. Dov'è la stazione? Cosa? Eh? In stazione. La porto me. Come? Ma con la sua calma. Hai so gas netterken. Io non la capisco mica, sa. Ma come parla questa? Mi non te tocco perché te sporcarei ancora di più. Bravo, so che è potile, so si arpeta. Ti visto come son diverso. Ma basta un seccio e son nuove bianche come una strusa di pan. John Besser, sei meglio? Sì, sì. Coraggio, muoversi allora. Adesso basta. Ma chi mi crede se lo racconto? Tu guarda se per colpa di quella... E io di fonte, poveretto, e chissà che... Sto nero. Che ora sarà? E veniva le fuori. Senta. E tiro subito il bambino, sto bambino. Col suo cucciarino il fregava la pignata. Grata, 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 grata. Aspetta che adesso mi dà un slavazzo. Senta, se mi dice dov'è io... Una bella slavazzata. Come le piace l'acqua fredda. La merrodola come la mora. Oh, che mora, mora, mora. Che l'acqua mi rimane usa. Sosa in bala, acqua, acqua, mora, 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 mora. Se tutti strambi, voi uomini, se come muletti. Anche lui il Zen Putin, un muleto. Quando mi tengo più. La filosa che go davanti, la che piace a tutti quanti, del fuoco lo senfalò, acqua mia, studerò, so, studerò, so, studerò, so, studerò, so. Il mascalzone è sempre lo stesso. Dice davvero, signora. Non è cambiato affatto. E perché dovrebbe? Per diventare chi poi? Bon, fertig. Bel muletto, pronta? In 10 minutini la porto alla stazione con la mia moto. Galo paura? No, con me non deve aver mai paura di niente. Solo di una roba? Ma no, sto scherzando, niente paura di quella roba là. Oh sì! Più forte!
Non ho fatto questa strada stamattina io, non c'era questo canale. Fermo una scortata di qua. Non mi sembra. Casi, le rane che canta. Le rane. Ma chi ha voglia di stare a sentire le rane? Quanto tempo manca ancora per arrivare? Fra poco che siamo. Ne fermiamo un momentin qua. Un momentin. Tin tin. Ma cosa? Perché si ferma? È il capostazione, poveretto. Signora, ma dov'è che va? Le sementine al capostazione le ho promesse. Guardi che sono già abbastanza esasperato. Salta su, bello. Dammi una mano. Ma non poteva dirmelo prima? Sei un bel furbasso, Lu. Delicatino e comodo. Ma che devo fare? C'era una mona che sgobava come una mona e la stava a star la mona. È stanca morta. Lo accompagno alla stazione e l'uno mi viene a aiutare a cior le semenzine. Che devo fare? Com. Aiuta le donette che gabbe le robete. Forza che se roba d'un momentin. Sbasa quella bella grappa. Attento. Che bei cavei che ti cazzo. Sì, grazie. C'è una bella testa. Sì, gattini imbalsamati delle mie nevudi. Me cavo il cappello. Sei caldo qua dentro, eh? Ti vuole un ovetto di buona cocca, eh? Un ovetto piccinino, tira su, trin. Signora, non mi faccia fare più tardi. Raccolga queste sementine e andiamo, su. Costi mi parli adesso di semenzine, esempio. Guarda che sissette che go. Dica, mai visto una sissetta così bella? Ma tutti, non è possibile. Signora, via, si copre. Andiamo, palpila un momentino, solo per curiosità. Poi partiamo per la stazione. Devi conoscere tutta figlia mia, non dirmi di no. Con un deo, un giusettino solo, tocchi la palpila. Un momentino, la sei tosta, sala sei tosta. Sì, va bene, tosta. Però adesso andiamo alla stazione. Sì, come il pan. Ecco una gattona qua sotto che la soffia. Ma quale gattona? La senti, la mia pelosa. Ma non voglio sapere di gattone, sono affari suoi. Ti piace a tutti quanti, dei fogolosi sei un faloma, solo a timite la do. Da che da mangiare la gattona, da che da mangiare. Io voglio andare alla stazione. La cresta. Ma che fai, ma? Ti sei tutta una voglia. Ma mi lasci. Ai, te voglio. In ginocchio. Sono caduto dalle scale. Da che da mangiare. Ma che fai? Da mangiare. Ma non mi costringe a usare la forza, sai. E che senti come puzza? Lasciati passare. Dammi la lamba, fermo amor mio. Dammelo, dammi il ciccio, dai. Porca della porca! Urbacia! Urbacia! Ma come? Dasi. Ancora là dentro che sta. E va a mettere bella. Sei venuta a ciar... Le semenzine! Ma mi testa quel collo! Le semenzine per il capostazione? E sto signor tanto buon mi aiutava! Come un polastro! Vien fora! Ma perché comparto io sta mostra? Perché? Guarda come che la garidota! Gli domando pardon in genoto! Gli domando pardon! Parela, slandrona! La me perdoni, signor! Certi fora, maledetta! Certi fora! Se non ti metti a te le dà beate! Non beate, mamma! Non beate! Capito? Perché mi tira su? Basta! Basta, allora, mamma, ti andrà all'inferno! Vergogna! Ma guardi che non mi ha fatto niente, signora! La porca lisa! Doveva darmi delle semenzine! Ti perdoni, viva l'Italia! Ferma te! Porca! Sì, viva. Porca! Vieni! Posto! Aspetta, il cappotto.
Ma è ancora lontano? Ci dovremmo vedere alle 6. Con chi? Cammina, cammina, la strada è serpentina. È di disca. Non ci sta più là. Dove è andata? Non lo sanno. Ma che ti sto rimorchiando? Passiamo dalla stazione. La stazione. Vedo che siete già in tante sulla vetturetta. Oh. No, ma Corambia è con noi. Si sente male. Dappertutto mi sento male. Dappertutto. Ai, 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 ai. Ma cos'è? E dove mi metto? Ti metti a sedere sulla bottiglia con quel culone. Fammela levare. La mammina colpita ancora. Se l'è fatto. È proprio forte. Ciao, Biancaneve! No, secondo me no. Dice, io non ci vengo, ma a me mi fa ridere, so io che non ci vengo, gli dico, ma te pare? Dice che non si realizza con me, a me mi viene a dire che non si realizzi, ma al limite so io che non mi realizzo con te, e questo è regolare, ma quello che non mi sa bene è tutto perfetto, ma no? Cioè... Stanno arrivando! Sono arcaniste! Abbugate da San Vincenzo! Si è fatta ridare la macchina, è forte. Tempo che smise. Quell'incosciente che sta al fondo. Ehi, quanto dura Redua? Dura finché dura. Thank you.
ce lo sai che c'è qui. Non ce lo sai che c'è qui. Non ce lo sai che c'è qui. Tanto che c'è di meglio da fa? E balla pure tu. Andate marci indietro adesso. Credete di farmi paura? Ma
Che razza di film è questo? Fermatevi, galantuomo. Italo, Bruno, Franz, Cleo, tranqui, siete amico. Entrate. Vi copro io la ritirata da quelle dusbiche maledette. Ma come può un creatura femminile ridursi così in basso? Le cariche salve, purtroppo. Solamente per spaventare queste sciagurate. Tre noti non mi fanno dormire con loro bacano, loro comiziac, loro baldoria del Lesbos. Naturale che note preferisco tutto altro che dormire. Ma sapere che sono accampate qui intorno a mia casa mi rende folle di rabbia. Già. Si accomodi. No, aspetti. Voglio vedere sua faccia. I vecchi pini crollano così, erosi, sbottati. Questo aveva più di 100 anni. Una notte è piombato giù improvviso. Ma noi non crolleremo mai. Mai, certo. Diventerete vecchie laide più di quanto siete, prima di vedere me crollare. Entri. Grazie. Delle ragazzine drogate, credo. Stavano per mettermi sotto con la macchina. Io so di questo. Scherzi da criminali. Adesso non c'è più di avere paura. È a casa mia. Prego. Venga, venga. Ma non tema di questi cuccioloni. Le piacciono armi? Io ho un vero passione. Armi, donne, cavalli. Anzi, donne, armi e cavalli. E poi ancora donne. Siamo rimasti in pochi dopo questa miserabile invasione. Vuol sapere, ultima? Mi hanno intimato demolizione. Bella qualcosa. Grazie. Guardi come hanno ridotto quelle pazze. Vuole cambiare di abito? Dommi a vestare. Ma no, no, mi trattengo solo un minuto. Prego. Dovevano accompagnarmi alla stazione quelle ragazze quando... Permette il mio nome? Cazzone, dottor Xante Cazzone. Snapolat, piacere. Prego, sieda. Grazie. Salus. Alla sua. Scusi, ma... Lei per caso non ha mica fatto il liceo? Ma sì che sei tu. Prego? Eppure mi sembrava proprio che fosse lei. Ma scusa, non eri tu che riuscivi a farti il nodo all'uccello in stato di riposo? In stato di riposo? Sì. Non io quello. Accendi quella luce. Forse tuo padre aveva lui un frezza bianca. No, era pelato. Buona questa. Sono davvero contento che tu sta qui. Accendi luce. Questa? Ma guarda. Posso toccare? No, avvicina un po' tuo orecchio. Coraggio, proprio slatti. Mi è costato un fortuna. Ma è straordinario. L'ho preso a un'asta pubblica con battaglia di ultimo momento con miliardario jamaicano. Altro che quasi etruschi e cocci egizi. Tutto che è meglio in mondo di arte, che ha onorato in Oriente e in Occidente la donna e l'amor. Tu ami D'Annunzio? Sì, scusa, ma la stazione è lontana di qua. L'ho sognato anche ieri notte. Santino diceva, le serre, mi raccomando le serre. Quali serre? Zitto. Ti mostrerò, amico mio, le mie serre io coltivo, più belle orchidee di mondo, tutte di carne vera. Credevo sentire motocicletta di ronda. Loro vanno, vengono, entrano, controllano, verificano ore di notte, di giorno. Scoppiosso la pancia. E questo? Ah, tu ricordi?
Eravamo liceo insieme quando io inventai tu testimone. Ma i giapponesi mi hanno rubato idee. Sempre così. Prepara automatique, double vitesse, 3000 giri. Mica male. Quando femmina ha questo, diventa pazza lei. Urlano come aquile, è paradiso per loro. Fermo. Non avete coraggio di entrare, eh? Avanti, provate! Datemi gioia di vedervi incenerire sul filo di alta tensione! Vorrei loro infilzare su punte di cancellata. Purtroppo quelle punte io ho fatto fare a forma di fallo. È stato errore, riconosco questo. Già. Mio cuore scoppia di pensare che questa casa, che ha più di 50 anni, che quasi io ho costruito con mie mani, e che io chiamo mio tempio, io dovrei abbatterla, Lupus! Perché dovresti abbatterla? Nuove leggi. Leggi di nuove padrone. Leggi di orrende le sbiccasce che vogliono un mondo marcio come loro sono. Ma loro non conoscono me. Io sparo, ho fucili, cani, alta tensione e amici. Pochi, ma fedeli. Mi fa piacere, certo. E qui trovano un fortino baluardo. Oh, per Ercole, devo vestirmi, sono in ritardo, c'è una piccola festa, aspetta qui. Volevo dirti che devo partire. Non preoccupa di treno, accompagno io macchina domani mattina, dove tu vuoi. E devo fare vedere Serre. E adesso come si ferma sta affare qua? E fermati. Che fai? Pazzo, vai più svelto. La mamma. Dio mio, ma cos'hai?
cosa è? Ti voglio cercare, trovarti con le... Ah, scusa, fammi voltare, così... Così. Ah, ah sì, ecco, così sì. No, è troppo. Basta. Ti prego. Basta. No, ancora. Squish! Adesso tu basta con l'orgasmo. Adesso volerei io orgasmo. 15 minuti di orgasmo. Voglio orgasmare 2 volte. Orgasmare? Orgasmare? Come dire tu? Godere. Va? Adesso tu basta con l'orgasmo. Adesso volerei io orgasmo. 15 minuti di orgasmo. Oh, ma chi sei? Vediamo chi c'è qua. Ma io me lo mangio, sai. Me lo mangio. Smarrish. Olè. Avanti, tocca a te. Mamma mia bella. Mamma. Mamma. Grazie. Si chiamava Ulla Bulla, cantava quando faceva amore. Arismac. Arismic. Shut up. Smic, smack, smic, smack, smic, smack, smic. Sei proprio straordinario. Ma come hai fatto? Vuoi sentirle tutte insieme, queste care signore? Bambina mia, ma chi sei? Che ci fai tu qui? E tu? Il treno non si è fermato proprio in mezzo alla campagna. Volevo telefonarti per avvertirti, ma ti avrei telefonato comunque per... Sì, ma non mi avresti trovata. Perché?
Isman, Isbarashi, la festa sta per cominciare. Non possiamo far aspettare amici affettuosi e fedeli. Eh sì, bella signora, è 10 millesima. E amici vuole fare festa. Non possiamo deludere amici. Venga, prego. Vieni, caro Snapperaz, vieni anche tu. Hop, 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 hop. Lei bella. Cari amici, aspettate di applaudire. La mia dolce fidanzata vuol mostrare a voi qualcosa. Concentrazione. E allora? È un gerrero. Non è possibile. Scusi. Gentile. Siete. Non lo faccia arrabbiare, signorina. Se potessi lo farei io al suo posto, ma non sono capace. Cosa deve fare? Ecco fatto, lo fa, lo fa. Mirko, prego. Dove andranno a finire queste monetine d'oro? In Oriente molte cortigiane fanno di questo tecnica yoga, sessuale magia. No. Ancora. Zitti, provo con perle. Dammi tuo collare. È il mio regalo. Silenzio. Le perle. Non fanno le perle. Candele, io provo. Mamma, mamma, spegnile tutte. Spegnile tutte, spegnile tutte, spegnile tutte. Auguri a me. Spegnile tutte.
Martino, e allora? Martino, ma che fa questo pazzo? Ciao, Caccione! No, non è quello che credete. Eccomi qua! Auguri a tutti, amici! Campai! Mentre vivi, bevi, dice poeta. Oh, bei corpi di femmine torgenti, come lo spiro di un serpente bianco. Dona poco a poco l'amore, in gioco, cresce per te il mio fuoco. Dona che a poco, premete me, mio è il vino che deve ubriacarvi. Amici, in tanta festa io sento grande malinconia. Il dolce sa di amaro. E perché ci hai pisciato sopra, sudicione? Non ho per questo. E perché allora? Perché è ormai tempo di dire addio alla donna. A tutte le donne. Alla donna con D maiuscola. Alla donna vera, alla mia donna. Questa sera io voglio lei rivolgere mio grato, commosso saluto. Addio. Non vuoi proprio dirmi cosa? Solo tu puoi andare alle feste. Anche questa signora acqua ha cominciato a gustare la sua libertà. Grazie per il consiglio, farò così. Vuoi che andiamo via? Se sto a casa mi viene l'angoscia. Ho rivisto il mio maestro di canto, lo sai? E la barca? Mi scusi, signore, sto parlando col mio psicanalista. Continui pure a parlarci, perché io non... Ma che fai qui? Giandolone! Loredana! Loredana! Ma guarda chi ci sta! E te le giri pure con un bottone staccato! Che cava che t'ha giustizia! Irene è partita per il Kenya da sola. Adesso vengo, Elena, eh! Mia sorella questa tra settimana va in Florida con suo marito. Sempre io devo essere quella a cui si mandano le cartoline. Io tengo tutto qua dentro. Lo vedo. Sei molto gentile, proprio come era lei. Ma sai che è una cosa impressionante. Tu somigli, ma come uno specchio, ad una ballerina che... Sono sua figlia. Davvero? Mamma. Erano due soubrettine bellissime, le più belle forse. Certo, che... lei è la mia zia. Il duo smash. Il duo smash. Che bei tempi. E adesso tu sei femminista? Sì, certo. E perché? E come potrei non esserlo? Ho sacrificato a te, a tua divina essenza. Ma i miei giorni... come mai ti trovi qui allora? Ah, questo è un segreto. Ti sei messo in un brutto pasticcio. Quale pasticcio? Mi sento meglio, come è cambiata, vede? No, la ringrazio. Ancora un momento. Spiegami, perché sarei un pasticcio? Oddio, dona, che pace, guerra, che mare, terra, e ripere me. Acqua e fuoco, tormento e gioco, stanotte in poco, soltanto te. Addio, misteriosi occhi, soffici ginocchi, io vi dico addio. Addio, soffici ombelico, accogliente amico delle labbra mie. Sì, bevo. È il quinto, il sesto, il decimo. Non lo so. Voglio andare avanti così tutta la sera. Bravo. Ma che noia che sei. E con gli amici passi per un uomo spiritoso, che sa vedere il lato buffo delle cose. E
quando mai hai mai detto qualcosa che mi facesse sorridere? Mm? Che mi aiutasse a capire, da amico. Mai. E sì che ci sarebbe bisogno di dire qualcosa, almeno una volta, per non far finire tutto in merda. Ecco. Ma lui fa le parole incrociate, legge i romanzi gialli, fa la dieta lui, la cura omeopatica, la macrobiotica, l'agopuntura. Ehi, ma senti, e se ti facessi dare una pungicatina anche laggiù, eh? È un consiglio gentile. Senti, Elena, non credi che sarebbe meglio... Oh, scusa. Ti ricordi i primi tempi quando mi lasciavi sempre dei bigliettini sotto il cuscino? Allora mi amavi, no? Mi amavi. Rispondi, mi amavi. Ma perché ti dico tutte queste cose a te che non mi hai mai ascoltato? Non mi ha mai ascoltato. E non parla, eh? Ma guardatelo. Non parla. Ma tu dovresti non parlare quando sei così. Ma lo sai tu di cosa è fatta la mia giornata? Non te lo sei mai chiesto? Mi hai mai permesso di parlarti di me? Voltavi la testa annoiato, impaziente. Cosa ci siamo detti di importante in tanti anni io e te? Niente. Mai. Mai niente. Solo quando sei lontano, quando non ci sei, ti viene voglia di telefonarmi, di parlare, di cercarmi. Il tuo rifugio. Ma io non sono nata per essere il tuo rifugio. È troppo poco, non mi basta più. Hai già avuto una madre per questo. Elena. E io non sono Elena. Tua madre. Zitta. No. Stai zitta. Ma perché mi deve mettere in queste condizioni? Elena, calmati, ti prego. Non è tutto giusto quello che dici. Esageri adesso, le cose non sono davvero a questo punto. Abbiamo passato altri momenti difficili. Invecchieremo insieme, io lo so. Non potrò mai lasciarti. Ah, non mi lasci. Ma ti lascio io, stronzo. E invecchiare con te. Per farti da infermiera. Dammi qua. Curare i tuoi acciacchi. Dammi quel bicchiere. Pulire le tue cacchine, sorbirmi tutti i tuoi capricci da incoglione. Smettila. Guarda che vai a finire dentro la fontana. Sono giovane, se ne vado da sola. Ma lo sai cos'è stata la vita con te? Io non esisto più. Io non esisto più. Coraggio, rispondi, dillo. Sì, è vero, tu. Ma cosa credi? Che non pensi mai a noi, alla nostra situazione. Anch'io ho bisogno di parlare, di chiarire. Non torturiamoci così. Chiarire. Vuole chiarire lui. E chiariamo. Anzi, chiariamo. Ma che fai? Non lo sai fare.
Potresti ancora fare qualcosa se tu lo volessi. O credi che siamo troppo vecchi per essere di nuovo giovani, io e te? Polizia! Polizia! Grisha! Svelta! Grisha! Non dorma! Permesso di soggiorno! Ancora qua il gorillo? Mi resta un grande zio! Buonasera a tutta la bella compagnia. Dottor Cazzone, i miei omaggi. Gentile signore, sono desolata di disturbarvi, ma il proprietario di questa casa costruita abusivamente e che ha già più volte ricevuto l'ordine di demolirla sa benissimo, mi corregga se sbaglio, dottore, che le feste terminano alle 23:30 e ora sono di già le 23:15. Oh, ispettrice bellissima, è un grande onore per me ricevere voi in mia dimora. In che cosa posso? Domattina alle 8 si presenti in caserma. Il tenente Mirna vuol sapere perché stasera alle 20:15 ha sparato a più riprese con un fucile contro un gruppo di studentesse minorenni. Coccolo! Documenti! Ma come? Lei fa parte della polizia? Carte, papire, personal sky, ostia! Ma io ho sparato solamente in aria, tutti gli amici può testimoniare, ho sparato in aria. Non fidarsene, Meggio! Cosa sei sta bestia? Sa che sei come che lo sguassa? E perché lo usi, signore? Niente! Sì! Sono sei mesi sto cantando! Elena! Amore! Francesca! Tesoro, come stai? Faccio da me. Dunque, scriviamo un bel rapportino. Come mai Elena si trova qua e quando la pensa di tornare via? Oh, la gal per me si in motocicletta lei un'altra volta? Mi offese verso minorenni. Solo per riguardo alla nostra amica Elena, non la faccio arrestare. Quelle erano delle minorenni. Le conosciamo. E io sarei colpevole di offesa a quelle povere bambine lì. Sono bambine, sì. E cosa avrei firmato, mia incantatrice? Il rapporto sul cane, la sua aggressività, la sua morte. Cosa? Dottor Cazzone, lei sa benissimo che è proibito tenere dei cani come i suoi senza un'autorizzazione speciale. Hanno attaccato la ronda e noi ne abbiamo ucciso uno. Signore, buonanotte a tutte. Mi dispiace, ma il capostazione è più bravo di te. Buonasera. Mi hanno ammazzato Italo. Mi hanno ammazzato cani che amavo di più. Puttane, assassine! Tre di voi per ogni cane ucciso! Italo. Ma cosa aveva fatto di male questo mio fedele amico? Succede questa notte? Oh, io sento in pancia temporale, farei sempre amore quando c'è temporale. E tu, Grisha? Signorina, scusi, sa dirmi dove è andata mia moglie? Ho visto tante di moglie da quando sto con dottore. È una signora con un abito rosso, è stata quasi sempre seduta lì. Lei è molto arrabbiata con te. È già andata a dormirla, signora, sta di sopra. E parli piano, un po' di riguardo. Shh. Tu hai visto cosa hanno fatto tuo bambino? Bambina mia. Tu sei amor mio. Ma ti bella. Spacchiere.
Ermina Turati. Buonanottis, aiuti di Paik, Mamushai. Spegnete tutto, chiudete tutto. Questa casa è deserta. Però io penso che il nostro Santino dovrebbe sposarsi. Ci vuole una donna, caro ragazzo. Ci vuole sempre una donna in una casa. Una casa senza una donna, dicono il mio paese, è come un... è una panizza sa sirene. Non è d'accordo anche lei? La sorpresa che il dottor Santino aveva preparato per lei. Reina e Bessera sono tanto carine. Potete cominciare. Io torno. Non vedo, signore. Ci stiamo preparando. Si sente, signore. Sinta come segga, smurk. Siamo qui per applaudire. Brave, brave. Ha visto, figliolo? Hanno la pelle che produce. Che bella! Candelina per uno non fa male a nessuno. Mi complimento tanto, sa. Lei balla proprio bene, c'ha uno stile. Dai. E questa? Eccoci, figliolo. La notte è cominciata. E con la notte comincia il gran viaggio. Lo sai dove vado io tutte le notti? Torno da lui, dal mio grande unico
amore. Ma quale? Che c'era quell'attrice che portava sempre le volpi, quella facciona sensuale. Con un mio amico del liceo non abbiamo rubato il manifesto al cinema. Dove c'era lei facevamo Una notte per uno. Super pie. Super pie. Guarda che bel camicione, dentro ci ha dormito il papà del padrone e anche il nonno del padrone, e questa notte ci dormi anche tu. Questa è la camera dei nonni e bisnonni. Bisogna sempre che ci dorma qualcuno, altrimenti vengono loro. Ma con la cipolla sotto il cuscino dormi tranquillo fino al mattino. Ma io non voglio dormire. Ah no? Stendi. Sogna la donna fatta di frutta, se ho vita su. Con tre mele sotto il letto, dalle voci sei protetto. Sogna un femmino lunare che si fa solo basciare. Gli facciamo qualche domanda, figliolo? Sei innamorato? E quanti anni dichiara questo morettino? Vuoi che lo indovino? Coraggio, quanti anni dimostri la Veramente ne ha 50, ma la voglia è sempre tanta. Sono, lui si comincia così, non è male, un bello sprint. La voce del vento, tante cose, mi racconta. Ecco, grazie signora, basta così, buonanotte. Sogna bel bambino, la gran femmina. Sognata che sì. Ti chiami tu, sì. Sogna di me che sono la più bella e alle tue voglie non mi ribella. Che ti farei? Sì, buonanotte, grazie, andate pure. Fai attenzione. Vorrei parlare un momentino. Guardami. Mi sento un po' spaventata. Buonanotte, signor. Buonanotte, babavino. Ascolta, dico sul serio. Alle voci non da vetta. Chiudi gli occhi e dormi in fretta. Non scherzo, sai. Oh, mi si sono impigliati. Dicono che nella vita bisogna saper scegliere. Ma come faccio io a scegliere fra voi due? Noi. No. Dove andate? Aspettate, non ho finito. Vi voglio confessare una cosa. Un momentino solo, venite qui. Buonanotte. Donatella, senti. È una cosa importante. E dormi. Cosa vuoi tu? Non c'è trippa per gatti. Voglio far l'amore. Voglio far l'amore. Ma con questo tempo. Lo voglio fare. Piano, siamo ospiti. Amo. Vergognati. Guarda come ti hanno ridotto quelle tue puttane!
E allora? Uffa, allora cosa? Sei finito. Sono stanco, lo vuoi capire, ho viaggiato tutto il giorno. Ma poi non ce l'avamo separati. Che freddo quassù. Dobbiamo aspettare ancora molto. Eccolo, mi pare che si è affacciato. Ma dove? Chi siete? Che fate lì? Zitti. Comincio, Anneli. Heilig Naporaz! Heilig Naporaz! Schiaffone a te dagme. Vieni qui. Guarda un po' chi c'è. Guarda un po' chi c'è. Ricordi ancora la che si vendola. Tira fuori, no? Tira fuori, no? Gente, gente! Guardate che peste! Chi mangia il mio pesce fa l'amor fino a 100 anni! Evviva, evviva! La presidente di San Leo sembrava un gattaccio. Anch'io avrei voluto essere un pesce. Era il sogno tuo? Era il sogno tuo? Addio! Ah, l'infermiera! L'infermiera delle terme! Fatemi vedere l'infermiera delle terme! Che dentoni che aveva! Ah, bene oggi! Il signorino diventerà grande giovanottolo! Ah,
La volevo sposare. Ma ci pensate una moglie così che la sera vi porta a letto in braccio? Era tedesca. Com'è che ti chiamavi? Ah! Non crederete che ciò sia possibile, eppure Dente Angela Lioness, la più bella e coraggiosa ragazza d'America. E Ginette Lamar, la regina puro sangue, vi toglieranno il fiato non soltanto con il loro fascino, ma soprattutto con il loro coraggio. Rischiano la vita ogni minuto secondo nel loro spaventoso giro della morte. Guarda, Marcello, guarda, guarda chi c'è! Un tuo ricordo del 23. Chiesto perché? È davvero tu credi di conoscere il cuore di una donna innamorata? È troppo tardi, Ivan. L'ambasciatore mi ha chiesto di ritornare. Al mio paese è già inverno. La vedova del cimitero, con quei fianconi fasciati di nero. Se ha pomodato Rotello, è mai possibile che di una donna tu veda sempre soltanto quello, soltanto quello, soltanto quello. Ricordi, Marcello, quel giorno del bordello, la pulita
chi è nata là? Anduma baby, Anduma, bei joy, chavuma, futuma. Anduma, bei joy, chavuma, futuma. Il capotto, Adelina, ho preso freddo. Ma dice proprio matto, guarda, hai la nostra età, se sta bene in casa. Vorrebbe un bel bicchierino di schnappa, anzi un bel bicchierone. Avete... Perché spegnete tutto? Ehi, ma dov'è che andate voi? Come faccio a scendere io? Non sta a rompere i maroni. Zeiten, ganz morsche. Oh, assurdo, sei assurdo. Senta, ma... Ma tu perdonami? Buonasera, ma... Ehi, aprite! Aprite! Ma che gente... Ma dov'è che... Questa era la parte più simpatica... Aprite! Vediamo un po' chi c'è... La ri ra 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 re... È svenuto, non ho capito. Ma non farà finta? Uah, figlietto mio, ma quanto mani? Una mano sotto la schiena. È pesante. Non te la faccio, sai. Non stronca il braccio. Non so che si è fatto. Ma io lo conosco a questo. Fammelo un po' vedere. Cos'è? No, no. Mi pareva... Questo è più vecchio. Signora, l'ho messo qua, vabbè. Sono diventato un
Come va laggiù? È partito. Avevo detto, ma Satana a casa, legge da un libro, guarda da televisione. Ricitelli Achille, detto Ricci, torre 22, ring numero 7. Sì. Numero 7. Coraggio, amico mio. E ricordiamoci chi siamo. Stai ingrassando troppo. Devo metterti una multa. Oh, io ho fatto tutto, ho telefonato a tua sorella, ho telefonato a tua moglie. Arrestaia malato. Buongiorno, l'hanno chiamata, la stanno aspettando. Non c'entro, non sono andati loro. Ma noi non sbagliamo, sai. Assolutamente. Non sbagliamo. E diteglielo anche voi. Un minuto, signora, un minuto solo, mi lasci spiegare. No, non vengo. Lasciatemi. Devo scrivere una lettera a mia moglie e anche a mia mamma. Lasciatemi! Aiuto! Amici, aiuto! Perché sei qui? Cosa sei venuto a fare? Ammetti di essere perduto. Perché non sei ancora tornato? Ecco, mi si sono rotti anche gli occhiali adesso. Di la differenza biologica che c'è tra il maschile e il femminile. Hai mai conosciuto la vera donna? Ma perché stai curiosando in un mondo che ti sfugge, che non ti appartiene? Come mai hai deciso di nascere maschio? Hai mai esplorato la tua componente femminile? Padone Roberto, all'anagrafe maschio, segni caratteristici maschio, capelli maschio. E tu? Sì, sono Roberto, diamo. Occhi maschio. Consegno subito, non dubiti. Si fidi di me. In gamba, ragazzi. Buona fortuna. Torni, sono Roberto. Dove vanno questi signori? Che c'è di là? Prova a dircelo tu. Cosa vanno a fare di là, eh? Se va a incontrare con la donna ideale, con la donna che ha sempre sognato, con la grande sconosciuta. Descrivi dettagliatamente un tuo orgasmo. Ma perché devo rispondere a queste domande? Non me lo ricordo. E adesso basta. Scusate, ma davvero non me lo ricordo. Ma come si fa a rispondere? Sono un po' frastornato, ecco. Ma non si potrebbe finire qui. Beh, allora concludiamo così. Grazie tanto e arrivederci ad una prossima volta. Eh? Qui fa anche freddo oltretutto, no? Voglio dire, voi siete simpatiche, ma il posto non è che sia... Tendi un po' il braccio destro. Avanti, tendilo. Non gliela fai, eh? Sei rattrappito, parco di gesti. Non devi essere mai stato capace di indicare niente a nessuno con un braccino così. Di un nome di donna. Avanti, subito, il primo che ti viene in mente, senza pensarci. Non è che mi viene in mente, perché? Non lo so, Pippo. Pippo? Ho detto Pippo, beh, ma di che cosa mi volete accusare ancora? Non lo so perché mi è venuto Pippo. Certo, un po' buffo. Pippo. Ring numero 4, Paparuso Sabino. No, Paparuso Sabino. Cosa avete detto? Non ho capito. Capi d'accusa. Non risponde alla domanda perché sei qui. Non risponde alla domanda come mai hai deciso di nascere maschio. Non ha risposto all'invito di dire quello che sa. Non trova via di uscita. Non si è mai dato, abbandonato, fidato. Non è in grado di fornire un perfetto piacere sessuale alla donna. Non distingue, non riconosce la sua componente femminile. Fa sempre le stesse cose. Porta i calzini a letto. Fa finta di niente, colpevole di non guardare, colpevole di autocompiacimento. Si compatisce, non sa uscire da questa storia, teme di concludere, sta sempre zitto, parla troppo, colpevole di sentirsi colpevole, si prende sempre sul serio, colpevole di culità maniacale, ha i peli. Non sa cosa significa sentirsi occupato da un'unica donna. Continua ad illudersi che esista una donna unica ideale.
crede nell'inferiorità mentale della donna, considera la donna un essere superiore, vuol scoprire l'altra faccia della luna, non è libero, non sa giustificare la sua aggressività, volgarità, spudoratezza nella visione della donna, si sente solo. Nessuna è il suo tipo, si crede protagonista, continua a scappare, non si rassegna, ha la presunzione di cercare ancora, abitudinario, borghese, ma moralista, tutte queste cose, maschio cioè, sei cattivo. Non vuol mai sentirsi rigido, è un tacchino, stai lontano, ha paura, prova un po' non si accontenta mai, respira, mi date fastidio, ma eri così non vuol bella. Crescere, non sa cucinare, piscia in piedi. Sei libero, puoi andare a casa. Ti è andata male, eh? Non sei contento? Non te l'aspettavo, non te l'aspettavi, vero? Non se l'aspettavo. Lo so, ha detto che viene. È molto ora che sono libero, non vorrei più che la storia finisse qui. Voglio andare a vedere cosa c'è di là. Vuole andare a vedere? Ma che storia è questo? Ma forse era proprio questo. Ci sei arrivato? Che desideravate voi? Ciao. Allora che faccio? Telefono, complimenti, siete state bravissime, non c'è più niente da fare. Sì, è qui, davanti a me. Glielo dirò. Lo sapevo. Lo sapevo. Insomma, che volete da me? Cos'è che non vi va? Non vi va bene questa testa? E io la butto. Non vi va bene come vi guardo? Non vi guardo più. Sono sicuro che non esiste. È un'estranea, è altrove da sempre, un fantasma fluttuante che non si può prendere. È funesta. Ah,
Questo è bilancino per pesare il tuo uccellino. E cosa dovrei andare a fare lassù? A fare l'amore? Ma come? Una figura così idealizzata io dovrei profanarla. Certo, sarebbe un brutto pasticcio se venisse a sapere che sente come le altre, che prova piacere come le altre, che piange come le altre. Che fa? Ci va sul serio? Ma... faccia capire. Manca l'aria. È un'eternità che sto qui. Mi è parso come di sentire una voce che conosco. Vecchio Snapolaz, coraggio. Andiamo a vedere. È troppo tardi ormai per ritirarsi. Smic, smac, smic, smac, smic, smac. E se ci fossi davvero, cosa saresti per me? Un premio, una punizione? Ah, lasciami andare via. Sii generosa, ti prego. Toglimi da questa situazione ridicola. Cosa puoi aspettarti da me ormai? Non mi servi a niente e io non ti servo a niente. Forse sei qualcuna che ho già incontrato e non ho saputo riconoscere. Il primo amore? Ma no, dovresti essere una nuova, una mai vista, mai incontrata, una che nasce da me come una volta. Io sono nato da... Ti prego, ti scongiuro, se ci sei, se devi esserci, mostrati. Ora sono io che ho bisogno di te, devi apparirmi. Posso fare così, chiudo gli occhi e conto fino a 7. D'altra parte, bisogna anche finirlo in qualche modo. Ecco, e quando li riapro tu devi essermi vicino. Allora io comincio. Finalmente! Mi stavo addormentando! Bravo figliolo! Hai vinto! E anch'io, sai? Perché avevo scommesso su di te! Hai visto? Ce ne vanno tutti! La lasciano solo a godere il suo trionfo! Ecco il gran premio! È il dottor Santino! Che le lo manda. Quanto bene le vuole. Vieni. Vieni, figliolo. Non tornare più. Non tornare più. Allora. Vieni. Vieni. Allora io salgo. Sali, sali, bel bambino. È la femmina. Tanto sognato che regalo il tuo destino.
sei? Chi sei? Chi sei? Ma cos'è che è? Sono due ore che borbotti, gemi, ti lamenti. Ma che c'hai? Tuoi occhiali.